Questi che vediamo sono gli effetti di un incidente stradale avvenuto nella scorsa notte ad Alcamo Marina. Non si registrano feriti in gravi condizioni, secondo quanto riferito dalla Polizia Municipale di Alcamo, che ha effettuato i rilievi e che rende noto che un'autovettura, mentre stava percorrendo la strada statale 187 provenendo da Castellammare del Golfo con tre giovani balestratesi a bordo, è andata a sbandare in corrispondenza del sottopasso dell'ex casello e ha travolto, distruggendoli il guardrail, lo spartitraffico di una rampa di accesso. Ancora una volta un incidente stradale dagli effetti alquanto rovinosi, ma senza per fortuna conseguenze gravi per le persone, almeno secondo quanto ci riferisce la Polizia Municipale. Si è verificato la notte scorsa dopo un incidente che già nello scorso inverno era avvenuto qui, dove vediamo gli effetti su questo guardrail, e ci sono ancora i segni qui. Sull'asfalto, ecco, questi sono gli effetti di un precedente incidente avvenuto lo scorso inverno, in cui erano rimaste ferite delle persone a bordo di un'auto che era andata ad impattare appunto contro questa barriera. E la notte scorsa si è verificato un altro incidente di cui adesso andiamo a vedere più dettagliatamente gli effetti. Ecco qui una Ford Fiesta con a bordo tre giovani di balestrate è andata a sbandare, proprio il conducente ha perso il controllo dell'auto e guardate che cosa è avvenuto, ha travolto letteralmente questo guardrail. Ecco, attraversiamo la carreggiata stando bene attenti, ecco qui gli effetti disastrosi di questo impatto ad alta velocità. Per fortuna le tre giovani persone a bordo dell'auto non hanno riportato delle gravi ferite. Sono stati collocati questi nastri segnaletici da parte della Polizia Municipale di Alcamo e oltre ai danni al guardrail notiamo anche questo spartitraffico totalmente distrutto. Si tratta di un tratto che ancora una volta si dimostra davvero molto a rischio e bisogna ricordare che qui, come vediamo chiaramente dalla segnaletica verticale, è ancora vigente il divieto di accesso in questo sottopassaggio che il comune ha comunque annunciato di aprire ufficialmente nelle prossime settimane, entro l'inizio dell'estate. Vediamo intanto più da vicino ancora una volta gli effetti di quest'ultimo incidente. I feriti sono stati portati all'ospedale di Alcamo e a quanto pare sono stati già dimessi. Occorre comunque prestare la massima attenzione, la massima prudenza, soprattutto in questo tratto di strada dove, ricordiamo, da oltre 25 anni è stato realizzato questo sottopassaggio mai ufficialmente aperto al transito e caratterizzato da un pericoloso dosso. Ecco qui.